Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 13 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Votazioni seguite con passione. Sarà che la politica il vostro segno ce l'ha nel sangue o perché la situazione attuale vi coinvolge particolarmente, sta di fatto che rinunciate volentieri a una gita o a un viaggetto pur di fare il vostro dovere alle urne. Probabilmente le scelte dei vostri concittadini non saranno conformi alle vostre, Saturno opposto e la Luna in quadratura lasciano prevedere arrabbiature, a meno che il trio Urano, Venere, Mercurio allo zenith non ribalti radicalmente la situazione a vostro favore. Il guaio è che vissuto sulla propria pelle il potere seduce tutti quanti, anche sul lavoro Plutone vi spinge a far carriera, perciò non vi sentite molto diversi da coloro che, mossi da ideali più sociali o meglio da un vitalizio goloso si danno un grande affare per assicurarsi il trionfo, almeno quello personale. Quanto alle idee. Se concordano meglio, altrimenti. Evviva la carriera. Per l'amore non è un buon periodo, molti errori compromettono il futuro. Coppie in crisi e rapporti frammentati, possibili anche separazioni, divorzi, allontanamenti, rotture clamorose. Difficoltà per i single che incontreranno molti ostacoli sulla loro strada. Avere la botte piena e la moglie ubriaca non si può. Fate una scelta definitiva. Non agitatevi se la vostra relazione clandestina o segreta sembra in stallo e a un punto fermo, potreste anche desiderare un appuntamento e tante coccole, ma per il momento sarà bene rinviare. Occhi indescriti sono in agguato e potrebbero rovinarvi la festa. Sorridete alla vita, particolarmente oggi, non state giù per nessuna ragione. In fondo presto risolverete alcuni vostri problemi brillantemente. Non è il giorno ideale per spese superflue, cercate di risparmiare quanto più possibile e non sperperate i vostri risparmi in cose che non vi servono né vi serviranno. Un periodo discreto per amore e amicizia, qualche nube passeggera ma niente di più. È l'ora di un risveglio totale che si preannuncia molto interessante. Opportunità da cogliere a volo, mettete in conto che ogni cosa oggi che vi verrà offerta in realtà ve la siete sudata e la meritate. Le cose esteticamente belle cattureranno la tua attenzione. Oggi sarai particolarmente intuitivo. Se state leggendo questo oroscopo mentre siete al lavoro, sappiate che ci sono buone possibilità che veniate scoperte e potreste ricevere un rimprovero. Oggi potreste accorgervi che una vostra relazione extra è definitivamente finita e a dover trovare il coraggio per troncarla. Il vostro guardaroba è già abbastanza fornito, quindi cercate di rinnovare il vostro stile senza spese inutili. Forse questa non è la giornata più adatta per discutere di soldi con qualcuno che vi è vicino o anche per questioni di affari. In amore le vostre eccessive richieste di rassicurazioni potranno irritare facilmente la persona amata. La vostra reputazione in questa giornata è al sicuro, ma dovete continuare a proteggerla, a costo di risultare antipatici agli occhi degli altri. Urano è ospitato in un segno di terra per voi tecnicamente ostile, il Toro. A partire dalla sera, sarete in cerca di un centro di gravità permanente, specie se siete nati nella seconda decade. Varierete i vostri interessi abituali riscoprendo vecchie passioni e colmandovi di nuove prospettive culturali e artistiche quest'oggi. Anche l'ambiente attorno vi sorride, il sole, dai vivaci e socievoli gemelli, segno vostro alleato nella ruota dello zodiaco, vi donano nuovi amici. La vostra forza non è in discussione e ve ne accorgerete. Ricordate che l'amore in questo periodo potete nascere improvvisamente. Se il vostro cuore è solo da troppo tempo, cercate di fare l'impossibile per conoscere gente, ovviamente con moderazione, con il giusto senso di sicurezza ed equilibrio. Vittoria in arrivo. Serata però stancante, attenti ai piccoli contrattempi. Lasciate che gli altri pensino quel che vogliono. Questa giornata dovrà esprimere per voi tutta la gioia e la serenità che non avete potuto avere in precedenza. Non sentitevi in colpa per questo. È parecchio tempo che non provate sensazioni di pace e serenità, quindi vi meritate una tregua, ma soprattutto, vi meritate di poter imparare a convivere con certi pensieri, non lasciandovi sopraffare. Giornata grigio piombo,
quello di Saturno all'opposizione, per giunta conflittuale con la Luna da un lato e con trio Mercurio, Venere, Urano dall'altro. Da come butta le cose non gireranno secondo i vostri piani e non solo sul fronte politico, anche relazionale, domestico, turistico. Una giornata storta, con un sacco di imprevisti, che cancellano, contrastandole, tutte le vostre veleità. Amore ed Eros. I litigi con l'amato bene partono sempre dai commenti della suocera, in apparenza mielosa ma sotto sotto che pepe. Discussioni di coppia riguardo alla casa, all'opportunità di un acquisto o a un eventuale cambio di arredamento, ed è proprio su questo punto che divergono gusti ed esigenze, quasi impossibili da mettere d'accordo. Cari Leone, preparatevi a grossi cambiamenti e novità essenziali. Il quadro astrale cambierà nettamente, e porterà quindi a inevitabili scossoni, ma tutto sommato saranno lenti e graduali. State facendo del vostro meglio per non deludere le persone care. Vedrete che questa premura verrà presto ripagata, una cena a lume di candela vi regalerà una piacevolissima sorpresa. Cercate di non far venir fuori il vostro temperamento, espansivo e generoso sì, ma che, a volte, mostra una propensione a invadere gli spazi nel rapporto con la vostra dolce metà. Moderate l'esuberanza e vedrete che il vostro amore vi saprà apprezzare di più, legandosi maggiormente a voi. Lavoro e denaro. Lunedì sottotono, tra faccende domestiche inevase e i ritardi nelle consegne di lavoro che vi tocca tamponare oggi stesso, non sognatevi nemmeno di andarvene a spasso, tanto più che trovereste code e disagi, cosa che ritarderebbe ulteriormente il vostro rientro e l'esecuzione di quanto necessario, anzi, improrogabile. Complicazioni e rallentamenti anche alla guida, fareste meglio a restarvene a dormire fino a tardi, domani è un altro giorno. State facendo del vostro meglio per non deludere le persone care. Vedrete che questa premura verrà presto ripagata, una cena a lume di candela vi regalerà una piacevolissima sorpresa. Dedicate questa lunedì, pur se consacrata al relax, a un'intensa fase di programmazione nel lavoro, specie se siete liberi professionisti. Studiate le vostre mosse con attenzione e, come abili giocatori di scacchi, preparate il classico colpo da maestro che metterete a segno nei prossimi giorni. Giove nel segno amico fidato dell'Ariete vi dona lungimiranza e vi fa evitare imprevisti sgambetti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 29 di luglio. Benessere. Fuori forma, la fibra è robusta ma ogni tanto dà segnali di malcontento, forse un avviso perché vi rimettiate in riga, a cominciare dall'alimentazione sfasata e dal sistema nervoso da placare con sessioni di yoga e tazze di camomilla. La buona volontà sarà un aiuto insostituibile. Un forte mal di testa, è probabile uno sbalzo di pressione che torna a fare capolino. Non trascurate le buone abitudini. Controllatela con regolarità, un piccolo impegno per un grande beneficio. Per lei, ci mancava anche il pranzo dalla suocera per festeggiare un compleanno o un anniversario. Già sapete cosa vi aspetta, chiacchiere insulse e una serie di piatti buoni ma indigesti. Ma che farci? In fondo è una cara vecchietta e quante volte ha preso le vostre difese a discapito delle ragioni del suo amato rampollo? Per lui, sempre così, chissà perché utensili ed elettrodomestici, hanno la passione di guastarsi proprio di lunedì. Meno male che coi centri commerciali aperti il problema è risolvibile, rinunciate ai vostri programmi per un giro chilometrico tra punti vendita. Di positivo l'aria condizionata e gli sconti che, confrontando qualità-prezzo, vi consentono di risolvere il problema entro sera. Colore delle emozioni, marrone bruciato. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 5. Benessere, 6. Grazie per aver guardato l'ideo. Spero di vederti presto.